Una stagione diffusa in regione, non solo Abruzzo negli appuntamenti che ci saranno, la collaborazione con le eccellenze musicali del territorio e poi giovani e grandi nomi nel cartellone. Sono questi i punti più importanti della 44esima stagione concertistica dell'ISA. 7 mesi di nomi e giovani talenti, opere del repertorio sinfonico e concertistico, brani meno conosciuti, opere prime, incursioni nel gospel, nello swing, nella tradizione e nella lirica. Una stagione che porterà l'orchestra in tutto in centro Italia, da ottobre sino ad aprile, per un totale di circa 60 concerti. A firmare la stagione il direttore artistico, il maestro Ettore Pellegrino. L'avvio ci sarà il 20 ottobre al Ridotto del Teatro Comunale. L'OSA in questa occasione sarà diretta dal maestro Nicola Pazoschi. Il programma sarà dedicato al compositore ceco Dvorak. Protagonista al violoncello la grande Miriam Prandi. Il giorno successivo il concerto sarà replicato al Marrucino a Chieti e vanta la collaborazione dell'Orchestra Nazionale e dei Conservatori Italiani. L'ISA ha voluto per questa stagione rafforzare anche la sua presenza stabile in altri palcoscenici, nelle province di Teramo e Pescara, e oltre ai 24 concerti in città, l'OSA sarà di scena pure a Tortoreto e Città Sant'Angelo. Per il presidente dell'istituzione Antonio Centi questa crescita deriva dai rapporti costruiti con altri livelli culturali esistenti nei vari territori abruzzesi. Saranno molte le presenze della Sinfonica anche nelle regioni vicine, come a Terni, Città Ducale e Ascoli Piceno, con 3 date romane. Anche in questo cartellone ricorrerà la collaborazione con altri enti musicali come Barattelli, Società Riccitelli di Teramo, Camerata Sulmonese, il Marrucino di Chieti. L'ISA Chieti sarà protagonista anche dell'evento di chiusura del bicentenario del teatro con la presenza di Michele Mirabella. Giovani e territorio, altre 2 priorità alle quali si è prestata molta attenzione nella composizione di questo cartellone, come ha ricordato il direttore artistico Ettore Pellegrino. Un'accurata selezione di talenti abruzzesi come i direttori Jacopo Sipari, Marco Moresco e Patrick David Murray e come il pianista Alessandro Del Vaile. Accanto a loro ci saranno star emergenti della musica classica, come la Prandi o come il violinista Gennaro Cardaropoli. Non mancheranno i grandi nomi: Nicola Pazoschi, il flautista Davide Formisano, Alessio Allegrini, il violinista ucraino Oleksandr Semkuk. Tra tutte le produzioni, quella più sentita dal punto di vista emozionale, secondo l'ISA, sarà quella per il decennale del sisma. Sarà eseguita in prima assoluta la Sinfonia delle Stagioni, opera per soli, coro di voci bianche, voce recitante e orchestra, composta ad hoc dal premio Oscar Nicola Piovani. Giovani, il lancio di giovani emergenti, anche perché il Ministero premia questa attività. Tutti coloro che sono sotto i 35 anni ti danno una valutazione maggiore. E poi è uno spirito nel quale io credo molto, uno spirito programmatico nel quale io credo. E territorio, rete, condivisione del lavoro, dei programmi. Non si può pretendere di costruire qualcosa e imporla al resto della regione o dei teatri, bisogna condividere un prodotto, e se un prodotto è di qualità viene certamente condiviso.